Amanti della pallacanestro e amici di Quinto Quarto, bentornati. Anche per quest'anno la lavagna tattica ci accompagnerà in questo lungo viaggio e lo faremo con una grossa novità, cioè avremo un volto nuovo nel team lavagna tattica e non solo nel team di Quinto Quarto, e sto parlando di coach Angelo Vitelli, assistente tra le altre in Serie B a Campi, Teramo e Jesi, a cui lascio subito la parola per andare a vedere l'importanza di eseguire i blocchi in maniera corretta, soprattutto se in squadra hai un giocatore come Kristaps Gluditis, soprattutto se lo trovi in giornata in cui è in grado di segnarne 43, uno più bello dell'altro. Il primo set offensivo della Rutgers San Vendemiano è costruito per liberare un tiro o layup di Gluditis. Il gioco inizia con un tipico blocco verticale, denominato zipper, in cui però il tiratore non riesce a prendere vantaggio, anche a causa di un blocco non particolarmente efficace. La difesa di Casale reagisce correttamente, con Rupil che insegue aggressivo anche sul successivo blocco flare per l'allontanamento, e Martinoni che fa buona guardia in area, negando un facile layup a Gluditis e concedendo spazio ad Oxilia, il quale però è poco pericoloso da quella distanza. Dunque, una buona difesa della 9+ e un'esecuzione offensiva tecnicamente non perfetta producono alla fine una palla persa. Nella seconda clip proposta, San Vendemiano riproduce la stessa situazione da una rimessa laterale con 5 secondi rimasti sul cronometro. In questo caso il primo blocco zipper portato da Oxilia è molto efficace e permette al giocatore lettone di prendere molto vantaggio, il quale è mantenuto dal semplice posizionamento di Preti e concretizzato da un tiro aperto di Gluditis. Nell'altra situazione proposta, Coach Aniello sfrutta le capacità di Oxilia da playmaker aggiunto, riproducendo la situazione che l'Olimpia Milano ha usato tanto negli anni con Hines e Melli. In questo caso il set offensivo si basa su una situazione di blocco diagonale per il giocatore in angolo, denominato Y pin down, e un successivo end off. Il primo blocco, tuttavia, non colpisce in maniera consistente il difensore, e così la 9+, pur prendendosi qualche rischio passando sotto l'end off, non paga dazio, riuscendo comunque a contestare il tiro. Nell'ultima situazione, speculare a quella appena vista, oltre all'ottimo lavoro di Oxilia nell'attaccare uno contro uno, la differenza si trova nell'efficacia del blocco di Preti, il quale, aiutato anche da una difesa del classe 2006 basta, non eccelsa, permette a Gluditis di guadagnare metri di spazio e aggiungere al tabellino ulteriori 3 punti. Abbiamo visto la differenza tra una buona esecuzione dei blocchi o meno, soprattutto quando in squadra hai dei tiratori come Gluditis. Per questa lavagna è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri canali, ci vediamo per la prossima lavagna.